a tutti, oggi è il 12 settembre e sono quasi le 9 e riparto da qua. Qua ero arrivato ieri alle porte di Chioggia e da qua riparto, destinazione Este, provincia di Padova. Oggi, a differenza di ieri, ho un pochino di peso in più, ho caricato il resto del materiale e niente. Respira a fondo e pedale. A dopo, ciao. Buongiorno mondo, sono le 11:03, ho fatto 22 km, sto andando tranquillamente verso est. A caricare i video, devo cercare di gestire bene la batteria e trovare qualche posto che abbia wifi o wifi. Niente, dai, e in altri 40 km e sono a est tranquillamente. Ho fatto un bellissimo incontro stamattina, ho incontrato un altro ciclista, Giorgio Bordignon. E niente, parlerò di lui in un altro video. Veramente una persona d'oro e incredibile quello che sta creando sto Daddy's Pride, quello che sta suscitando. La gente chiede, la gente si fa avanti, le persone mi stanno aprendo tante porte e niente. Vorrei solo ringraziare, ma tempo al tempo. Adesso è l'ora di pedalare. E un'ultima cosa, oggi è il 12 settembre, tanti bambini hanno iniziato la scuola. Volevo dire una cosa a tutti questi bambini: respira a fondo e studia. Avrei voluto dirlo anche a mio figlio stamattina. Doveva chiamarmi, come eravamo rimasti d'accordo. Ho provato a telefonargli e non so per quale motivo, però stamattina non sono riuscito ad augurare a mio figlio buon primo giorno di scuola. Va bene. E sicuramente non sarò l'unico che non c'è riuscito. Comunque, per questo si fa sta cosa qua, sto Daddy's Pride. Niente, saluti e ci sentiamo più tardi. Mondo, eccomi qua. Este, qua si conclude la seconda tappa del Daddy's Pride on Bike. Oggi ho fatto, non so se vedete, 62 km 800. Qua si conclude la seconda tappa e da qua ricomincio domani. Oggi ho incontrato tantissime persone, gente che mi ha regalato la merenda, un negozio di frutta che mi ha regalato le banane, l'acqua e niente. Adesso mi sistemo per la notte e poi cercherò di fare un video se riesco. Ok?
a domani. Respira fondo e pedala. Daddy's Pride on Bike.